L'agroalimentare rappresenta il 16% del PIL nazionale, rappresenta 30 miliardi di esportazioni, anche in tempi di crisi, più 13%. L'agroalimentare quindi ha la carta vincente, un intreccio di sapere, green economy e made in Italy vincente sui mercati internazionali. Nel patto per la crescita sostenibile, intelligente e duratura, firmata da tutta l'istituzione, da tutta la società regionale, centrale è la valorizzazione e la tutela dell'agroalimentare della nostra regione. L'interrogazione che ho fatto con altri consiglieri ha proprio questo scopo di tutelare e valorizzare i nostri prodotti tipici, di combattere la contraffazione e si chiede alla giunta regionale, all'assessore, di vigilare sull'operato della Simest. La Simest è una società che dipende finanziaria del Ministero del Commercio dello Sviluppo Economico e che finanzia e accompagna le imprese italiane sui mercati internazionali. C'è un problema perché bisogna essere incisivi da questo punto di vista, ma un discorso è l'internazionalizzazione, un altro la delocalizzazione, perché quando si finanziano progetti di promozione, di commercializzazione di prodotti che di italiano hanno tra sé, no, il nome e il marchio, Italian Sounding, cioè un nome che suona italiano, ma la materia prima, gli ingredienti e la manodopera è straniera, si di fatto fa un danno a quello che è il Made in Italy italiano. Quindi noi vogliamo da questo punto di vista rivedere anche i criteri con cui questi finanziamenti vengono erogati. Pensiamo che l'Italian Sounding, quindi di fatto questo falso Made in Italy, vale 60 miliardi di euro. Bisogna su questo punto intervenire con più decisione. Allora, un vero e proprio paradosso, perché da un lato ci sono società pubbliche che appunto sostengono all'estero produzioni di falso Made in Italy agroalimentare, dall'altro l'Italia sta sostenendo a livello europeo una disciplina legislativa più severa nei confronti dei falsi prodotti agroalimentari italiani ed europei. L'Europa ha aperto la possibilità di stanziare fondi europei per promuovere nel mondo, fuori dall'Europa, i veri prodotti agroalimentari, prodotti DOP, IGP, prodotti a denominazione di origine tutelata. Noi stessi siamo impegnati nel promuovere con fondi nostri ed europei le nostre autentiche produzioni, insomma, e quindi con una mano si disfa quella che si fa con quell'altra. C'è evidentemente un difetto nel fatto che una società pubblica sostenga chi all'estero, negli Stati Uniti, produce il culatello biellese, che è un vero e proprio falso da tutti i punti di vista. E quindi giustamente si chiede al governo di intervenire per riportare a una linea di coerenza società come la Simest, che appunto sono l'elemento della contraddizione più palese del danno che l'Italia stessa fa alle sue produzioni. Il caso Simest è un caso sollevato da Coldiretti alla sensibilità dell'istituzione pubblica, viene la regione Emilia-Romagna che con la maggioranza sembra appunto rispondere in maniera estremamente favorevole. È chiaro che per quel che riguarda una situazione in maniera particolare vissuta in questo momento qui di crisi, vedere una società che è di carattere pubblico finanziare di fatto società che portano all'estero non la divulgazione dei nostri prodotti, ma la creazione ex novo di impianti, di negozi che poi vendano
e promuovono prodotti con falsi nomi che richiamano appunto l'italianità, è una questione che credo debba preoccupare non solo l'agricoltura ma l'intero paese. È un problema di responsabilità di carattere civile nei confronti della nostra società. Crediamo che a fronte del fatto che in Italia oggi società che magari sono in crisi non trovano un minimo di consistenza per poter reggere, si spendano qualcosa come negli ultimi anni 123 milioni di euro per finanziare posti di lavoro che fanno poi concorrenza al nostro intero paese. Crediamo che questo sia ampiamente scorretto, vada ripristinato, vada riportata questa società nelle giuste regole che possono prevedere finanziamenti che devono tener conto dell'italianità dei prodotti e anche in tanti casi dell'italianità, della possibilità quindi di investire in Italia e non solo all'estero.